Allora, io parlo di questo problema delle culture politiche e io credo che attualmente la prima cosa che dobbiamo fare è partire. Non si sente? Facciamo così. Io credo che in questa prima fase la cosa da fare è aprire una riflessione sulla ridefinizione del concetto di culture politiche. Mi pare che la classificazione tradizionale che le riconduceva più o meno a quelle che un tempo si definivano le famiglie politiche sia troppo rozza per poter essere proposta. Parlare cioè ancora una volta di cultura cattolica, laico-liberale, social-comunista, per restare ai tre grandi raggruppamenti classici, non ci consente di entrare in profondità in quelle dinamiche che portarono alla riconfigurazione della democrazia italiana dopo il ventennio fascista. Uso scientemente il termine riconfigurazione, perché oggi nessuno può tornare al noto scontro fra pari e croce sull'esistenza o meno di una democrazia italiana prima del fascismo senza rilevare l'inconsistenza di questo dibattito, così come non può fare a meno di considerare superata la vecchia distinzione fra Stato monoclasse e Stato pluriclasse che era corrente quando io ho cominciato a interessarmi di questi temi. Una riconsiderazione della storia politica italiana all'interno di quella europea ci mostra facilmente come il nostro paese fosse del tutto coinvolto nell'evoluzione del costituzionalismo moderno, tanto che perfino il fascismo è da tanti punti di vista una patologia di questo sviluppo. Ovviamente ciò non nega la presenza di peculiarità nella nostra storia, peculiarità che vanno indubbiamente rilevate. Mi limito a sottolineare come la prodona della democrazia repubblicana, che si realizzò nel periodo 44-48, sia stato il frutto di dinamiche di lungo periodo che conobbero nel crogiolo della crisi determinata dalla Seconda Guerra Mondiale un punto d'approdo che, come accade, significò anche un punto di ripartenza. Il primo dato è che parliamo di culture politiche al plurale, ma in realtà si tratta, almeno in parte consistente, di varianti di una politica, di una cultura politica generale, come naturale che sia in società in cui esiste la scolarizzazione di massa e la circolazione delle idee a livello non solo nazionale. Dunque, le varie declinazioni culturali che troviamo sotto le diverse etichette che ho appena sommariamente ricordato sono forme di risposta a quesiti generali che vengono dallo spirito del tempo. Il secondo dato da tenere presente è la dicotomia che esiste fra la cultura, per così dire, popolare e la cultura di elite. La realtà della prima non è facile da rilevare perché per sua natura non è formalizzata, ma tutti sappiamo che è esistita, anzi che ha avuto a sua volta diverse sfaccettature nel momento in cui si ibridava sia con le differenti tradizioni regionali presenti nel paese, sia con quel tanto di elaborazione colta che per diversi canali riusciva a essere accettata negli spazi della cultura popolare. Ricordiamo subito che il tema della presenza di un passaggio storico rilevante che avrebbe messo in discussione la prima stabilizzazione del costituzionalismo, quella che si era avuta tra le grandi rivoluzioni fra 700 e 800, ecco, questa coscienza è presente nella cultura europea quantomeno dalla crisi di passaggio fra XIX e XX secolo. Questo sentimento assunse diverse colorazioni a seconda dell'uso che ne fecero varie ideologie. Per quella cattolica si trattava della prova della impossibile tenuta di un sistema che si riteneva si fosse affermato in spregio al ruolo della religione come moderatrice di sconvolgimenti sociali. Per quelli di orientamento socialista si trattava delle doglie del parto di un mondo nuovo su cui stava per sorgere il sole dell'avvenire, magari a seguito di una rivoluzione. Per il liberalismo conservatore si trattava della necessità di restaurare forme di corporativismo sociale che erano andate perdute, mentre per il dirimpettario liberalismo progressista era questione di accettare nuove forme di organizzazione sociale postulate dagli sviluppi della scienza e della tecnica e che facevano perno sul primato dell'individuo. Questo retroterra era ben presente nella riflessione di quelle che potremmo definire culture specialistiche o accademiche, cioè gli studi di diritto pubblico, quelli nascenti in sociologia o di scienza politica e anche in misura un po' minore in quelli storici e letterari. Il fascismo si era giovato di questo patrimonio condiviso per presentarsi come la soluzione a problemi che tutti riconoscevano e che si riteneva si fossero acutizzati dopo l'esperienza della Prima Guerra Mondiale. La crisi dello Stato moderno era un tema molto accreditato, sin dalla famosa prolusione pisana di Santi Romano nel 1909, ma dopo la guerra era tornato in campo con modalità ancora più accentuate e, come è noto, non solo in Italia.
La cultura accademica durante il ventennio fascista aveva naturalmente portato la tematica della crisi del professorismo occidentale nel perimetro della sua rivoluzione, quella che il nuovo regime diceva di voler promuovere. La ricchezza di questo dibattito è stata e continua ad essere esplorata, anche perché non pochi di coloro che poi daranno un contributo rilevante alla fondazione del sistema politico e costituzionale dell'Italia repubblicana si erano formati in quel contesto. Parlo di cose note, studiate, cito solo per prendere due stagioni successive, da un lato gli studi ormai classici di Maurizio Ferravanti e di Pietro Costa, per quello più recente, diciamo di una storiografia più giovane, il bello studio sullo sviluppo della forma partito di Massimiliano Gregorio. Qui cerco di fissare alcuni punti che mi sembrano importanti per capire il passaggio che si realizzerà poi con l'avvento del regime repubblicano. La prima questione riguarda indubbiamente la tematica della cittadinanza politica. L'avvento ormai pacifico del suffragio universale maschile, così come il coinvolgimento di massa delle popolazioni nell'esperienza bellica, avevano determinato la consapevolezza che il tema del rapporto tra legittimazione della decisione politica e consolidamento dei canali di rappresentanza per la comunità nazionale era un tema centrale. Lo strumento con cui strutturare questo rapporto era il partito politico di massa. Esso aveva perso, nella percezione generale, il carattere per così dire fazioso e settario con cui era stato connotato inizialmente, veniva piuttosto visto come l'intermediazione necessaria perché una partecipazione attiva di tutti i cittadini volonterosi alla costruzione dell'indirizzo politico potesse avvenire come un esercizio quotidiano, non come un semplice conferimento di deleghe a personalità poi lasciate libere di agire, con un conferimento che per di più avveniva a lungo intervalli temporali, quelli delle elezioni. Si tenga conto che questi partiti di massa erano a tal punto strutturati in funzione di questo fine, che era quello del coinvolgimento costante della cittadinanza, che i partiti non si limitavano a raccogliere nel loro seno gli elettori, ma lo facevano praticamente tutti, anche per i soggetti che non lo erano, come le donne e i giovani non ancora in età di voto. I partiti promuovevano, se posso rifarmi a una metafora religiosa che è già stata utilizzata da Piero Jean Vallon, la cerimonialità di partecipazione sacramentale ai misteri della politica. Tali infatti erano i comizi, le adunate, i congressi e via elettando. Il fatto che il fascismo avesse eliminato la pluralità dei partiti, dando vita al regime a partito unico, aveva rafforzato anziché indebolire questa realtà. Infatti, cessando la molteplicità dei partiti, veniva meno la loro identificazione con la competizione fra idee diverse, mentre il partito unico emergeva sul titolare di quella funzione di ponte fra l'arcano dell'universo della decisione politica e la normalità della vita quotidiana, funzione di ponte che è tipica del sacerdozio nei sistemi religiosi. Questa diversa lettura del ruolo del partito come perno del sistema costituzionale moderno è propria del fascismo italiano, mentre per esempio non si ritrova così nel nazismo tedesco. Non è un caso che essa sia passata, ovviamente mutatis mutandis, nel nostro sistema repubblicano, che ha certamente abolito, per ragioni culturali che vedremo, la tesi dell'unicità della forma partito ammessa, ma che ha esteso a tutte le componenti del sistema pluripartitico quelle caratteristiche che ho appena elencato. Non stupisce, ma è cosa nota, che questo passaggio venga in costituente ad opera, prevalentemente, di Costantino Mortati, che era stato uno dei più giovani e più brillanti teorici fascisti di questo nesso proprio nel suo famoso libro La Costituzione in senso materiale, che è appena stato citato. La seconda questione estremamente dibattuta sin da fine Ottocento era stata il ruolo che si doveva assegnare al governo. Chi studia storia vede oggi con un certo stupore le polemiche scandalistiche sulla preminenza del governo rispetto al Parlamento, interpretata come una recente, se non addirittura recentissima deviazione dal modello costituzionale consolidato. Noi sappiamo invece benissimo che il dominio della legislazione di iniziativa governativa su quella di iniziativa parlamentare è una tradizione lunghissima e si dovrebbe aggiungere che non di rado leggi formalmente di iniziativa parlamentare erano e sono ispirate dal governo che semplicemente agisce attraverso qualche rappresentante della sua maggioranza. Qui però l'esperienza fascista giocò un ruolo specularmente opposto a quello che ebbe nel campo del ruolo da lasciare al partito politico. Infatti, l'esperienza della concentrazione dei poteri nell'esecutivo, avvenuta in un contesto dittatoriale, avrebbe lasciato in eredità una forte diffidenza verso questo trend evolutivo. Sappiamo bene come nella strutturazione della nostra Carta Costituzionale
vi sia una sostanziale preoccupazione di cautelarsi verso un esecutivo troppo forte, e questo deriva dalle preoccupazioni per un possibile ritorno di tentazioni autoritarie, preoccupazioni che erano acuite dal fatto che era incerto quali orientamenti politici sarebbero rivelati dominanti, e soprattutto in presenza di un partito che guardava come modello a uno stato, diciamo, non proprio democratico come era l'Unione Sovietica. Tuttavia questo non ha significato, a mio giudizio, che la cultura politica sia riuscita a produrre veramente un sistema di governo debole, come per esempio avverrà parallelamente nella Francia del dopoguerra. Questo perché rimaneva in campo un'altra cultura che il fascismo non aveva affatto eliminato, che era quella cosiddetta dello Stato amministrativo di giolittiana memoria e anche di orlandiana memoria. Non occorre che ricordi qui il famoso rapporto di Mussolini con i prefetti, la sua famosa formula tutto nello Stato, nulla fuori dello Stato. Teniamo però presente che fu grazie a questa idea della neutralità dell'amministrazione che gran parte della classe dirigente fascista si autoassolse dalle sue responsabilità di coinvolgimento nel regime. Certo, noi non mica servivamo al regime, servivamo lo Stato. E che fu grazie ad essa che fu possibile quella continuità del sistema amministrativo che tanto servì alla stabilizzazione del dopoguerra. Alcide De Gasperi, che non per caso si era formato nel contesto di un sistema altamente burocratizzato come era quello dell'impero asburgico e che aveva speso molta attenzione per osservare come la crisi di Weimar fosse nata anche da problemi di mancato coinvolgimento delle amministrazioni nella transizione seguita al crollo del regime imperiale, ebbe ben presente questa problematica e ritenne che la transizione dello Stato amministrativo gli consentisse quell'esercizio del governo come potere forte, esercizio che non sarebbe stato possibile sulla semplice base del sistema costituzionale, così come in astratto sembrava andasse configurato, e che poi fece pagare il suo successore. Al di là di questo panorama, di cui ho esaminato alcuni punti chiave, il fenomeno culturale più forte di cui si deve tenere conto per comprendere il governo della transizione alla democrazia è quello relativo al convincimento generalizzato che il mondo andasse incontro a una specie di prova finale dell'evoluzione dell'Occidente. La mancata stabilizzazione seguita alla Prima Guerra Mondiale, lo shock della rivoluzione bolscevica e dei fenomeni con esso connessi, la sfida delle grandi dittature di destra, anch'esse con le loro periferiche, infine la risposta del costituzionalismo occidentale, concentratosi nel varo della coalizione antifascista, erano tutti fenomeni che avevano consolidato la percezione e la convinzione che occorresse arrivare a una svolta necessaria nella storia mondiale. La cultura degli anni 30 è stata più volte analizzata da questo punto di vista ed è chiaro che si era dinanzi ad un fenomeno di vasta portata. Dai successi del regime staliniano al New Deal rooseveltiano, per prendere due casi fra loro antitetici, era moneta corrente la discussione sulla nuova dimensione che avrebbe assunto il modello dell'industrializzazione dominante con le sue ricadute sociali. Un evento come la guerra civile spagnola aveva attirato l'attenzione sulla portata di uno scontro ideologico che sembrava dovesse travolgere nel suo borgo quanto era stato elaborato in precedenza, anche se in contemporanea si era aperta quella convergenza delle ideologie che saranno chiamate progressive e che ebbe il suo punto di maggiore impatto nell'esperienza del fronte popolare in Francia e in quanto vi fu connesso. La presenza della cultura cattolica nella ricostruzione democratica non sarebbe immaginabile senza gli stimoli che vennero da quell'esperienza, a cui si connettono i nomi dei più grandi autori che maggiormente influenzarono il cattolicesimo politico, Jacques Maritain e Emmanuel Mounier. Sono autori che vennero conosciuti in Italia ben prima della fase post-resistenziale, come testimoniano per esempio dei rinvii ad essi che troviamo negli scritti comparsi sotto pseudonimo di un personaggio che non è certo identificabile con la giovane sinistra cattolica, cioè negli scritti di Alcide De Gasperi. Chiaramente lo scoppio della guerra, visto da subito come una ripartenza alla ricerca di quell'affermazione di egemonia in Europa che non si era realizzata con la grande guerra del 14-18, avrebbe per così dire confermato in molti, ma soprattutto nelle generazioni più giovani, quei sentimenti che portavano a pensare che si stesse vivendo un momento di grande trasformazione o di grande svolta. Dobbiamo a questo punto però soffermarci su un dato, niente affatto secondario, cioè quanto queste percezioni si possono considerare diffuse e sino a che punto. Risolvere la questione con una semplice riproposizione della solita dicotomia avanguardia e masse mi sembra troppo semplicistico. La presenza di una scolarizzazione in crescita oltre i confini della scuola elementare obbligatoria
ci richiama la presenza di un canale, certo, imperfetto e limitato, di trasmissione di un certo numero di abitudini intellettuali. Soprattutto il senso di un destino nuovo che bussava alla porta, della chiamata della nazione al raggiungimento dei traguardi epocali, della necessità di prepararsi adeguatamente alle novità che il mondo moderno metteva in campo, erano sentimenti largamente presenti. Distruttò, come ho già detto, il regime fascista con la sua retorica, ma, come è normale in politica, essi vennero ripresi, magari capovolgendo le polarità, anche da competitori, come la Chiesa Cattolica, o da avversari, come i movimenti clandestini antifascisti. Si trattava senz'altro di tanta retorica, ma la retorica è uno strumento potente di costruzione del consenso comune. Molti studi sui movimenti di resistenza hanno mostrato come i giovani che vi aderivano fossero persone passate attraverso queste retoriche, che si piegavano adesso all'interpretazione del nuovo fenomeno, quello di un paese che stava crollando proprio nel momento in cui veniva posto di fronte a quella prova a dimostrarsi all'altezza del cambiamento che era stato loro profetizzata. Certamente il crollo del sistema di gestione politica della fiducia pubblica ha un ruolo essenziale per spiegare l'adattamento che si realizzò con il far convergere la domanda di legittimità degli italiani nelle culture politiche legate a quelle che per semplicità definirò subculture sociali. L'Italia non è stata semplicemente un paese sconfitto come poteva essere la Germania nel 1918. Era un sistema che aveva collassato, perdendo contemporaneamente sia la legittimazione, che bene o male si era affermata con la restaurazione del regime fascista, sia la vecchia legittimazione che derivava dalla storia monarchica della costruzione dell'unità nazionale. Mussolini era un personaggio esautorato dalla rivolta del suo stesso Stato Maggiore, nella famosa notte del 25 luglio 1943. Il re e quanto poteva rappresentare era un fantasma evaporato nella fuga ingloriosa da Roma e dalle sue responsabilità l'8 settembre successivo. Cosa poteva restare? Fornire un'interpretazione culturale delle prospettive future. In Italia mancò qualsiasi capacità di strutture dell'apparato statale di rivelare capacità di leadership, al contrario di quanto per esempio avvenne almeno parzialmente in Francia. Le uniche forze che disponevano di capacità di elaborazione culturale che erano capaci di tentare l'avventura e di confrontarsi con le conseguenze del crollo furono due. Da un lato i partiti politici e prefascisti, quelli che avevano fatto l'Aventino, dall'altro lato, non so dire se opposto, la Chiesa Cattolica, che al di là del formalismo recente dello Statuto Internazionale dello Stato Sociale del Vaticano, aveva il suo vertice ancora profondamente legato con l'insediamento italiano. Non a caso si trattava di due componenti, ciascuna delle quali aveva a disposizione una cultura nel senso antropologico del termine, cioè delle visioni e interpretazioni, chiamatele se preferite ideologie, capaci di fornire elementi di comprensione della crisi in corso e di speranza per approdi positivi nel futuro. Nei partiti politici, in quella peculiare composizione, convivevano due elementi che per lungo tempo e forse ancora oggi si sono sottovalutati. Per un verso essi erano i portatori della continuità del costituzionalismo italiano, di cui rappresentavano la versione ultima, quella uscita dalla riforma elettorale del 1919 e dei regolamenti della Camera del 1920. Non sfugga il fatto che quando l'8 settembre si corre a costituire il Comitato di Liberazione Nazionale, i partiti partono da un appoggio inclusivo verso tutti quelli che il fascismo aveva sciolto, recuperando le tracce della presenza dell'Aventino. Mi si consente di notare che senza questo approccio forse De Gasperi non sarebbe arrivato ai vertici del Partito Cattolico. De Gasperi viene chiamato lì perché era l'ultimo segretario del PPI nell'Aventino, non perché era legittimato dai cattolici a essere il loro capo. Per un altro verso, essi partiti erano in grado di disciplinare, uso questo termine in senso tecnico, i modi spontanei della resistenza nazionale contro l'umiliazione di un paese invaso e i modi ribellistico e insurrezionali che si accendevano nel vuoto di potere pubblico che si andava profilando. La posizione della Chiesa è altrettanto peculiare. Dopo il crollo delle istituzioni in seguito all'8 settembre, le strutture ecclesiastiche furono, nei territori caduti sotto il controllo tedesco, le uniche autorità rimaste in campo. Non mi soffermo qui sul ruolo di Pio XII, sulla peculiare extraterritorialità dello Stato Vaticano, che è un capitolo importante, ma lo lasciamo a parte. Mi soffermo sul fatto che la Chiesa nel suo complesso prese in carico il problema di confrontarsi con quello che stava succedendo. Certo, un comportamento è stato ampiamente
parlato questa mattina, non omogeneo, ma nel complesso anche molti pastori che si muovevano con cautela o addirittura insomma con un po' di ipocrisia, di fatto agirono ugualmente come punti di riferimento, a volte accettati, a volte sopportati dalle forze in gioco. Questo rafforzò notevolmente la presa della cultura cattolica, intesa in senso ampio, un fattore che sarebbe poi andato a giovamento del Partito Cattolico, che, come abbiamo visto, il CNN aveva richiamato in vita sulla scorta dell'unità antifascista risalente all'Aretino. Per la verità, la cultura delle gerarchie cattoliche e quella dei quadri politici della nascente Democrazia Cristiana non erano affatto coincidenti. Se è vero che Pio XII, con i famosi pronunciamenti dal 1942 al 1945, insisteva sulla fase di cambiamento storico che era alle porte e nella quale la Chiesa dei Cattolici riteneva aspettarsi un compito fondamentale, è altrettanto vero che per una quota del cattolicesimo italiano questo era letto più come un presagio di restaurazione di un regno cristiano che la modernità aveva colpevolmente cercato di distruggere, piuttosto che come l'inizio di un percorso nuovo che richiedeva l'audacia del ripensamento. Se si vuole una rappresentazione plastica del primo versante, quello della restaurazione del regno cristiano, basterà leggere i progetti di nuova Costituzione che predispose i padri della civiltà cattolica e poi mettere questi in parallelo con i ragionamenti che i cosiddetti professorini svolsero subito prima e durante i lavori dell'Assemblea Costituente. Quel che è comunque interessante rilevare da un punto di vista più generale è che complessivamente la cultura politica a disposizione dei gruppi dirigenti italiani nella gestione della transizione dal postfascismo alla democrazia era frutto della concorrenza di tre filoni principali. Il primo, come già ricordato, era l'eredità delle riflessioni sulla crisi del costituzionalismo occidentale. In varia misura le forze politiche che presero in mano il governo nella fase di passaggio erano guidate da persone che si erano formate in quel dibattito. La distinzione che correva all'interno di tutti i partiti era fra la generazione che aveva maturato quelle riflessioni a cavallo del trauma della Prima Guerra Mondiale e che aveva visto ciò che era seguito come uno sviluppo di quelle dinamiche. De Gasperi forse è il personaggio più significativo, ma anche Nenni e per certi versi anche Togliatti entra in questa categoria, e al contrario la generazione che aveva preso coscienza piena della crisi del sistema politico europeo fra i tardi anni 30 o dalla metà degli anni 30 fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Per questa generazione il passato contava relativamente ed era più propensa a considerare i tempi recenti come una sorta di apocalisse della modernità, che per alcuni apriva sbocchi rivoluzionari utopistici, per altri semplicemente a cambiamenti radicali del sistema di organizzazione della sfera pubblica. Qui viene in gioco il secondo filone che diede forma alla cultura condivisa che resta la trasformazione postbellica, perché io ritengo che questa cultura abbia delle cose che passano attraverso tutte le varie componenti. E questa è la centralità delle grandi ideologie. Per certi versi era anche questa una eredità dell'età dei fascisti e dei loro avversari, perché essi derivavano il bisogno di grandi interpretazioni sull'evoluzione storica in corso dal fallimento della stabilizzazione tentata nel 19 a livello di relazioni internazionali. Si capiva infatti che la coesione dei sistemi politici non poteva essere garantita da una sistemazione degli spazi dei poteri in un quadro di conflitti fra interessi sociali comuni confliggenti, ma che era necessario promuovere una visione teleologica verso cui indirizzare il concetto legittimante a livello politico. Detto in maniera rozza, per trovare un accordo, o se volete usare un vecchio termine che a me non piace, un compromesso in vista della gestione della transizione. Bisognava che le rispettive ideologie elaborassero un'interpretazione nella quale potevano conglobare quelle concorrenti, presentandole in fondo come orientate allo stesso fine e ispirate da rispondere alle stesse problematiche. Il successo sostanziale di questa operazione lo si vedrà nel medio periodo, quando a fronte di tutte le crisi di coesione nazionale in Italia tornerà sempre in gioco la memoria della grande costruzione ideologica a cui ho fatto riferimento. Naturalmente non completeremo questo discorso se non prendessimo in considerazione il terzo filone culturale che entra in gioco, il ritorno delle divisioni identitarie nella costruzione del consenso nazionale. Qui si rileva una forte invenzione di tendenza rispetto ad un trend che si era andato costruendo a partire dall'unificazione italiana avvenuta dopo il liberalismo, tanto di quello conservatore quanto di quello azionista, fino alla forzatura della cultura nazionale fascista. In questo trend, che appena
presentato, era cultura solo quello che poteva venire acquisito dall'Accademia e dal sistema di istruzione, mentre tutto il resto era più o meno arretratezza o al meglio frutto di una incomprensione dei tempi. Il fascismo si era collocato pienamente in questo trend di imposizione di una sola cultura egemonica, limitandosi a indulgere ad operazioni di ricompattamento forzoso delle diverse tradizioni nel quadro totalitario del regime. Ricorderò per tutte l'operazione di santificazione del Risorgimento, dove secondo i fascisti erano tutti d'accordo Vittorio Emanuele II, i Mazzini, i Garibaldi e i cattolici. L'antifascismo era stato invece un movimento composito, ma anche fondato su una forte rivendicazione delle identità separate delle varie componenti, perché questo era il mezzo con cui ci si presentava e ci si proponeva per quella che si pensava dovesse essere la sfida per la conquista dell'egemonia sul processo di transizione. Rivelatoci dunque impossibile stabilire una sola egemonia che relegasse al ruolo di componenti minori quelle che non si identificavano nei titolari del ruolo di preminenza, si era affermata quella dottrina del pluralismo politico-sociale che era sì anche una risposta al totalitarismo fascista, ma che riportava il costituzionalismo a quel contesto federalista che i teorici della rivoluzione francese avevano così aspramente combattuto in quanto ritenuto estraneo alla modernità. Con questa operazione i tre filoni a cui abbiamo fatto riferimento potevano trovare sistemazione in una visione complessiva che consentiva ad una cultura politica ora espressa nella citazione dell'accreditarsi delle sue varianti non solo oltre il soglio totalitario del fascismo ma anche oltre il formalismo di certo costituzionalismo classico che tutto sommato continuava a sperare che fra lo Stato e il cittadino non ci dovesse essere nulla, non riferendosi tanto alle ormai obsolete corporazioni di antico regime, ma sai più alle aggregazioni subculturali da riconoscere a tutti gli effetti come strutture di mediazione sociale nei rapporti fra i cittadini e il potere pubblico. La nuova democrazia, a cui tendevano le trasformazioni seguite alla grande crisi che si può collocare tra fine 800 e 1945, voleva essere in grado di risolvere le aporie emerse in quella fase e denunciate da tutta una tradizione di pensiero, ma voleva anche farlo costruendo un sistema di confronto dialettico fra tradizione e identità sociale, ciascuna titolare del diritto di riplasmarsi, adattandosi per sé a quella cultura nazionale che solo così poteva diventare condivisa. L'aver ritrovato nella fase costituente e nella scrittura compartecipata alla Carta fondamentale il momento fondativo di una fase storica non è comprensibile, secondo me, se non viene inquadrato in questo contesto. Poi bisogna tenere conto da storici che la storia è un processo di cambiamenti e dunque non ci si può illudere che momenti di alta creatività culturale come furono quelli possano essere banalmente cristallizzati una volta per sempre o peggio, replicati a piacere come fossero rappresentazioni teatrali.